Gwendagoria e Telemaco. Gwendagoria ospite S pomeriggio 5 come ogni lunedì. Barbara D'Urso nella seconda parte di pomeriggio 5 si occupa del Grande Fratello VIP 5 che si prolungherà fino a metà febbraio 2021. E proprio nello spazio dedicato al talk, la padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha parlato di coppie e tradimenti. Punto tra gli ospiti. In studio rappresenta anche Gwendagoria, figlia di Maria Teresa Ruta e reduce della quinta edizione della reality show condotto da Alfonso Signorini. E proprio quest'ultima è stata protagonista di un faccia a faccia con l'uomo che ama. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel formato domenicale della rete Ammiraglia Mediaset all'ex Geffina. Gwenda fa intendere di essersi baciata nell'ascensore di Live. Non è la D'Urso chi ha seguito Live, non è la D'Urso domenica scorsa, sai perfettamente che Gwendagoria ha avuto un confronto con Telemaco. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 ha avuto modo di rivedere il fidanzato e avere un chiarimento con lui. Il giorno seguente, a pomeriggio 5, la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha raccontato cosa è accaduto dopo l'ascensore. Ancora non dico che stiamo insieme, ma c'è un rapporto, ha dichiarato l'ex Geffina. Ma la conduttrice napoletana l'ha interrotta domandandole se si sono scambiati un bacio e sono stati insieme. A quel punto, col sorriso stampato in faccia, la diretta interessata ha risposto così: certo, Barbara, non è un'amicizia speciale. In ascensore ci siamo riconciliati, poi c'è stato un avvicinamento carnale e ma ho bisogno di altre dimostrazioni. La battuta di Barbara D'Urso a pomeriggio 5 e il gossip su Telemaco dopo le dichiarazioni di Gwendagoria a pomeriggio 5, la padrona di casa. Barbara D'Urso ridendo le ha chiesto: Telemaco, questa è tosta, ti fa rigare diritto. La battuta della professionista partenopea ha fatto sorridere a tutti gli ospiti presenti in studio. Punto. Ricordiamo che durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia al di fuori, si è parlato molto di Telemaco. In pratica, girava voce che la primogenita di Amedeo avrebbe rubato il marito ad una madre di famiglia, ma il diretto interessato ha sempre detto che già era separato dalla moglie. Punto. Segui Controcultura su Instagram. Clicca qui.